Rispetto al vaccino pensato ovviamente nei confronti dei bambini, che cosa si può dire? Ci sono anche tanti falsi miti su questo argomento. Falsi miti negativi, quelle che oggi vengono chiamate le fake news, ma che io più italianamente preferisco chiamare notizie spazzatura, perché tali sono. Confondono le menti, non solo indirettamente, possono produrre anche delle vittime. Vaccinare un bambino è un atto naturale, è in qualche modo è dare all'organismo la stessa informazione che diamo al nostro cervello quando studiamo. Così il vaccino dà un'informazione al nostro sistema immunitario che è già predisposto per attivarsi in difesa dell'organismo e gli dà questa informazione, lo predispone, lo acculturà nei riguardi di quella che sarà la reazione da avere contro l'infezione, che non lo troverà impreparato. Vorrei invitare le persone ad avere un pensiero positivo. Noi bisogna essere entusiasti che abbiamo i vaccini, perché ci permettono veramente di promuovere la salute. Una delle buone pratiche di genitorialità è vaccinare il proprio bambino. E lo Stato qui deve usare gli stessi modi, le stesse modalità legislative di quando ha detto i bambini in macchina vanno legati. I nostri giovani devono andare in motorino con il casco. I nostri bambini e i nostri giovani hanno diritto e devono essere vaccinati con serenità e gioia. Magari in tutto il mondo fossero disponibili i vaccini.